questo meeting di primavera promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Quest'anno, come avete visto, è dedicato al manifesto lanciato alla fine dello scorso anno, in verità, da una quarantina di esponenti, di organizzazioni e di imprese della Green Economy italiana. Manifesto che si proponeva due obiettivi. Il primo, nasceva il nuovo governo Monti con un'aspettativa ampia nel paese. L'idea era quella: facciamo presente al governo Monti che la green economy potrebbe essere un'opportunità anche per l'Italia, proprio come via per affrontare questa crisi. Il secondo obiettivo era quello di proporre un quadro di riferimento unitario a una molteplicità di iniziative, organizzazioni e proposte che si sono via via sviluppate anche in Italia per ricondurre un po' molti rivoli all'alveo comune della green economy, puntando ad aumentare la consapevolezza di queste iniziative e anche migliorare l'incidenza di tutti insieme e possibilmente anche di ciascuno. La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che è stata tra i promotori di quel manifesto, si è poi impegnata a portarne avanti i contenuti, e con l'incontro di oggi intendiamo proprio sviluppare alcuni dei temi posti da questo manifesto, contando anche sul contributo di un ministro dell'ambiente che, sia pure in pochi mesi, si sta facendo scoprire come possa essere utile e interessante il confronto con un ministro competente. Ci stavamo disabituando. Grazie quindi al ministro Clini, che si è reso disponibile a rispondere, e anche questo non è facile, a rispondere in diretta ad alcune domande poste da un gruppo di primi firmatari che vedete qui di quel manifesto. Quali sono gli strumenti che il governo intende adottare o che magari ha già adottato per fronteggiare le crisi? E naturalmente, tenuto conto che abbiamo sia la posizione dell'Ocse che quella della Commissione Europea sono state elaborate in vista della conferenza di Rio, se volesse farci, visto che la imminente approssimarsi della conferenza, un'anteprima di quali saranno le posizioni che il governo italiano intende proporre a quella conferenza. Grazie mille. Tanto complimenti e grazie, perché la possibilità di avere un confronto così aperto e così qualificato è assolutamente strategica e vitale in questo momento. Noi abbiamo affrontato alcune misure nel decreto semplificazioni, nel decreto liberalizzazioni, nel decreto ambientale che è stato approvato ieri in ultima lettura, che puntano a superare barriere amministrative, che puntano cioè a semplificare laddove è possibile quelle barriere che rendono difficili le iniziative che servono a muovere investimenti, diciamo, nella green economy, tra virgolette. Quello che dobbiamo cercare di fare è di spiegare che la prospettiva di crescita del nostro paese, della nostra economia, sta in quei punti che sono stati elencati prima nel manifesto della sostenibilità, che non sono la rappresentazione di un'associazione ambientalista, ma che sono la rappresentazione delle linee di forza dell'economia reale, dove l'economia cresce su quei punti, anche nelle economie emergenti. Se riuscissimo a lavorare su questo insieme, io mi sarei veramente grato. Grazie.